Ben ritrovati con la rassegna stampa, cari amici, questa è la seconda edizione di oggi, 31 agosto 2020. In studio con voi Rosario Moreno. Istat rivede al ribasso le stime sul PIL, si dice che è un meno 12,8% nel secondo trimestre. Previsione iniziale era del meno 12,4%. Il dato è aggiornato in base agli effetti del calendario e destagionalizzato, quindi l'Istituto di Statistica scrive che la stima completa dei dati economici trimestrali conferma la portata eccezionale della diminuzione del PIL nel secondo trimestre per gli effetti economici dell'emergenza sanitaria e delle misure di contenimento adottate. Regionali Puglia e Emiliano agli eletti del Movimento 5 Stelle, dice voto disgiunto per non indebolire il governo. Dialogo aperto sulle cose da fare insieme. Appello diretto del governatore uscente ricandidato dopo il no all'intesa della struttura territoriale pentastellata. Ringrazio Conte e Di Maio, dice, per aver avviato questo percorso politico. Come priorità porterò avanti la battaglia per la decarbonizzazione dell'ex Silva di Taranto. E nell'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno si scaglia contro Renzi e Fitto e dice sono vicini alle lobby del carbone. Sileri, il caso di un alunno positivo, tamponi a tutti per rientrare più velocemente a scuola. Vice Ministro alla Salute ha spiegato cosa si dovrà fare in caso di contagi in aula. Sulla questione del rientro in classe è intervenuto anche il professor Massimo Galli, che ha detto non mi sarei stato scandalizzato se le scuole avessero aperto solo il 1 ottobre con tutto sistemato a dovere. Inail, morti sul lavoro aumentano del 19,5% tra gennaio e luglio, 89 in più solo in Lombardia. Più 500% infortuni in sanità durante il lockdown. L'Istituto premette che il confronto con gli scorsi anni richiede cautele, in particolare rispetto all'andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all'effetto distorsivo di punte occasionali e dei tempi di trattazione delle pratiche. Ma già dai numeri provvisori si capisce quale è stato l'impatto del coronavirus sul mondo del lavoro italiano. I decessi aumentano solo tra gli over 55 e c'è un boom di casi nel nord-ovest. Operazione antiterrorismo su un volo Ryanair, arrestati un italiano e un kuwaitiano. L'aereo intercettato e scortato dai caccia della RAF. Un italiano e un cittadino del Kuwait sono stati arrestati domenica sera dalla polizia antiterrorismo britannica all'aeroporto londinese di Stansted. I due si trovavano a bordo di un aereo di linea Ryanair in volo da Vienna a Londra. In seguito a una segnalazione di minaccia alla sicurezza a bordo, il velivolo è stato intercettato e scortato dai caccia della Royal Air Force. Vicenza, l'autostrada inaugurata pochi mesi fa, chiusa per allagamenti. La regione si giustifica, dice l'acqua arriva dai campi coltivati. La Pedemontane Veneta, dal costo sulla carta di 3 miliardi di euro, è stata interrotta in via precauzionale, nel tratto compreso tra Malo e la A31 Valdastico. I comitati che si oppongono dicono a poco serve cercare giustificazioni, il nostro è un territorio di terra e acqua che ora ha dimostrato cosa può provocare la pioggia. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.